Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Doran Red. Oggi siamo con una serie molto particolare, con This War of Mine. Perché particolare? Nel senso che sarà una serie molto seria, è un gioco molto lento, quindi gli episodi di solito dureranno minimo 20 minuti e 40. Io cercherò sempre di fare 20 minuti e di essere un po' più veloce per non annoiare, però di solito converrebbe fare almeno di 40 minuti un gameplay di questo gioco, però vabbè, comunque cercheremo di essere un po' più veloci del solito. Un'altra cosa da ricordare, è un gioco serio, nel senso che qui comunque parla di una guerra, cioè è ambientato in una guerra e scrivi la tua storia, scegli dei personaggi, e i personaggi che hai scelto faranno sì, cioè, ognuno ha un suo carattere, ognuno fa delle cose, ognuno è bravo in una cosa e chi meno. Però vabbè, in pratica penso che molti lo conosceranno questo gioco, è veramente un grande gioco. Diciamo che questa volta tratterò una serie molto seria, quindi zero ironia, zero cazzate, insomma, e parleremo di qualcosa che probabilmente piacerà tanto, o almeno spero. Quindi ragazzi, scrivo la mia storia. Io posso scegliere diversi personaggi. Ok, ci sono alcuni che ci vogliono, DLC ovviamente. Tipo un anziano e un bambino, diciamo che la difficoltà un po' aumenta. DLC ovviamente credo, probabilmente si compreranno, però posso anche fare workshop civili e posso prenderne anche altri. Quindi per farvi capire un po', posso aggiungere un sacco di personaggi, però più che altro non mi interessa, preferisco giocare con i personaggi che ci sono già. Allora, io direi di iniziare la storia e di prendere inizialmente sempre due personaggi, voglio prendere non uno perché comunque serve uno, qualcuno che fa qualcosa. Va bene ragazzi, io già so chi prendere, sinceramente mi piace tantissimo questo personaggio, è lento ma forte, quindi ha delle sue abilità interessanti. Più che altro il secondo personaggio che mi piacerebbe giocare è questo ragazzo. Questo qua mi piace perché è molto stealth. Però in teoria aspettano. Io direi di fare a coppia, quindi un uomo e una donna. A me piace questa tipologia di personaggio perché una persona, se non mi ricordo bene, l'ho giocato comunque poco questo gioco, mi ricordo che è molto interessante come personaggio. Allora, mappa della città, ovviamente devo mettere le città. Luogo scelti, zero, ok. Moderato, vabbè. Arriva l'inverno presto, temperato. Vabbè, mettiamo presto. Svariate cose. Mappa della città. Ok, io devo scegliere dei luoghi. Forse indietro devo mettere. Ok. Luoghi scelti 20. Allora, vabbè, asprezza tutto moderato. Arriverà l'inverno, mettiamo presto. Giorni al cessato del fuoco. Intensità del conflitto moderato. Ok, per me possiamo anche andare. Inizia la partita. Ovviamente già avevo una partita che stavo facendo, poi non l'ho giocata più, però non problemi. Bene ragazzi, eccoci qui, ora vedremo sicuramente la nostra casa. Questa è la nostra casetta e ovviamente abbiamo i due personaggi che abbiamo scelto all'interno. Ok, la guerra imperversa da mesi e la città assediata è stata ridotta a una distesa di rovini a causa dei continui bombardamenti. Uscire durante il giorno è come invitare i cecchini a fare pratica di tiro all'avversario. Le scorte scarseggiano e quindi pochi aiuti che raggiungono la città vengono sequestrati da più spietati e meglio armati. Pochi residenti sono riusciti a fuggire, gli sfortunati che hanno preso l'ultimo convoglio dei rifugiati devono cavarsela da soli. La gente comune, che non conosce tecniche di sopravvivenza, si rintana fra le rovine e sopravvive grazie al reciproco aiuto. Quindi ad esempio noi possiamo dire, la gente malato, valente avvocato. Ah, questo già parte ammalato, proprio bellissimo. Devi iniziare a fare le prime cose, nel mentre tu direi di provi stare qui. Ok, non dovremmo avere, infatti non abbiamo materiali, quindi direi con Boris. Allora, prendi tutto. Ok, con Boris di andare a prendere materiali qui. Invece con lei vediamo un po'. Comunque poi servono degli attrezzi giusto per aprire le cose. Direi di andare con lei qui. E mentre andiamo da Boris, vediamo se troviamo qualcosa. Prendi tutto, ovviamente. Ok, quindi abbiamo preso già i primi materiali, direi di iniziare a costruire qualcosa. Allora, per adesso, come avete visto, stiamo controllando un po' di cose. Direi di fare la prima cosa il letto, perché questo tizio è già malato.
Quindi costruiamo nel mentre. Invece lei direi di aprire questa porta. No, tu vai qui. Invece vai qui. Vabbè, ci servono poi gli attrezzi per aprire le altre cose e per vedere cosa troviamo. Allora, lui nel mentre costruisce il letto. Ok, dobbiamo andare di là dopo. Inizialmente il primo giorno, ragazzi, sfrutteremo, cioè controlliamo la casa, insomma. La prima cosa che controlliamo, dobbiamo vedere quante provviste ci sono all'interno di questa casa e cosa possiamo costruire. Allora, prendi tutto, abbiamo trovato un po' di cibo fortunatamente. Lì è leggermente malato, però dobbiamo costruire, ragazzi, non possiamo fermarci per niente, per nessun motivo. Allora, prendi tutto. Ok, abbiamo acqua e un po' di cibo, quindi in teoria possiamo sopravvivere in qualche modo. Dobbiamo solo costruire la cucina. Una delle prime cose che dobbiamo costruire, cucina, è questo. Direi prima di produrre questo. La cucina, ovviamente la cucina, devi posizionarla qui, visto che c'è tutto lì il cibo. Un terribile mal di testa. Minchia, stai già morendo, tizio. Un po' di febbre hai. Allora, acqua, parti, e anche questo sono parti elettriche, ok, tutta roba buona, insomma. Tu nel mentre vai un attimo a costruire, dopo controlliamo le altre cose, nel mentre controlliamo un po' il gioco, insomma. Oh, qui ci sono le macerie. E anche sopra, quindi è pieno di macerie. Questo è costruito. Ci serve anche questo assolutamente. No. Ci serve questo assolutamente. Proprio adesso possiamo anche costruire questo. Questo ci serve assolutamente per costruire gli attrezzi e trovare i materiali, insomma. Al momento sta andando, procedendo abbastanza bene, quindi. Anche se fa molto freddo, cavolo, siamo a 8 gradi. Ok. Abbiamo costruito quest'altro oggetto. Direi di andare a vedere una cosa qui. Diciamo che l'inizio è sempre un po' più lento a differenza delle altre cose, insomma. Allora, possiamo costruire quasi nulla, quindi in teoria ci conviene costruire qualcosa. Lei ha finito qui, quindi in teoria mi serve lui adesso. Allora, vediamo, possiamo costruire questo. Solo uno, ovviamente. Dobbiamo andare alla ricerca di materiali, mi sa. Però per il momento possiamo aprire qualcosa che potrebbe essere utile. Vediamo dove possiamo aprire. Ok, ci sono macerie ovunque, quindi teoricamente. C'è sempre il problema. Allora, lui lo mandiamo un attimo un po' a letto, visto che è malato e può recuperare, insomma. Mi sa che la prima notte uscirà lei. Ma vediamo se riusciamo a scavare. Però ci vorrà molto tempo a scavare senza pala, però vabbè, dopo non possiamo farci nulla. Oh, bene ragazzi, scusate, ho fatto un piccolo taglio qui perché il tempo che toglieremo le macerie passava solo tempo inutile, quindi preferisco fare a piccoli tagli che possono servire. Abbiamo trovato cosa? Gioiello, sappiamo che possano servire. Adesso abbiamo sia acqua e cibo, però preferivo trovare altro. Mentre il nostro caro Boris recupera la vita, tu vai un attimo lì sopra per aprire già quella porta. Appena possibile cerchiamo di fare la pala. Non so nemmeno se possiamo farla già, però vabbè. Per il momento apriamo la porta. Da qui quanta roba. Allora, qui si deve scavare, quindi abbiamo rimasto da completare qui sotto e qui e anche sopra, il piano di sopra. Direi di andare a vedere se possiamo fare la pala, che se la possiamo fare. Dai, corri, cavolo. Ok, sta correndo adesso. Ecco, bravo. Corri. Allora, la pala cosa è? Ci mancano le parti, insomma, cioè materiali più che altro. Vabbè, con calma facciamo. E direi di fare termina giorno, è inutile che continuiamo, non possiamo fare più niente. Allora direi di lui, farlo dormire questo momento e facciamolo vistare lei anche se può portare meno roba. E direi di andare in gotteggio abbandonato. Eccoci qui, finalmente siamo in questa abitazione. Qui dobbiamo fare con calma. Allora, questi cosa sono? Polvere da sparo. Per il momento prendiamo, poi con
con calma, vediamo cosa fare. Vediamo qui sotto cosa troviamo. Ecco, queste cose mi servono tutte. Già abbiamo quasi finito lo spazio, però dobbiamo trovare anche un po' di cibo. Teoricamente, se riusciamo è meglio. Ecco, fammi vedere cosa c'è. Allora, vediamo un po'. Direi di prenderli questi, ok. Fino adesso facciamo così, andiamo un attimo a controllare. Fai piano, porco giuda. Forse lì c'è qualcuno? No, è un topo, cavolo. Qui c'è il frigo, quindi devo approfittare prima di... Svuotiamo prima il frigo, che è più importante. Ecco appunto, direi questo rimaniamolo qui, per adesso non ci servirà a niente. Prendiamo questo che è utilissimo. Lasciamo questo qui e prendiamoci tutta questa carne. Ok. Per adesso il resto lo rimaniamo qui. Possiamo anche rimanere con calma. Ho visto per adesso questa casa. Vabbè, abbandonato era ovvio anche che non c'era nessuno, insomma. Quindi per il momento ci è andata bene la prima notte. Speriamo che possiamo fare più cose. Perfetto, siamo tornati a casa. Ho trovato un bel po' di cose che è nottata. Speriamo che non ci hanno attaccato e rubato cose. Ok, non è successo niente. Sembra che Boris inizi a sentirsi poco bene. Ancora. Ah, sempre leggermente malato. Allora, direi per adesso tu. Allora, la cucina l'abbiamo fatta. Quindi direi per adesso vai a preparare qualcosa. Tu vai a cucinare. È il momento di iniziare a fare piccoli piatti. Finché c'è cibo, si mangia. Poi direi a lei di costruire questo, finalmente lo possiamo costruire. Poi la prossima notte dovrà partire Boris perché non si può andare con lei che porta troppo poca roba, può portare. Ok. Andiamo. Ah, è vero, dobbiamo costruire il combo. Ok, preferisco usare questi che con due ne puoi costruire due, insomma. Mentre prepara quello, non lei, vediamo, non finisce prima lui? No, è invece lei. Allora, mentre tu che sei stanca, vatti a fare un riposino. A lui, nel mentre cucina. Ok, facciamo i primi due pasti. Direi di non mangiarli adesso. Anzi, dovremmo, teoricamente, però aspettiamo prima. Prima con lui voglio fare altre cose. Ok, andiamo ad aprire questa. Andiamo prima qua sotto, che sono curioso cosa trovarci lì. Poi tanto sopra. Ok, no, lì serve il lucchetto, quindi dobbiamo andare sopra poi. E anche qui. Ok, per adesso andiamo qui, poi andiamo sopra. E poi adesso un po' più felicità. Su. Capisco che sei leggermente ammalato, ma dobbiamo lavorare qui. Ok, la pala è utilissima. Ecco, vedete, ora si può scavare più velocemente, possiamo fare cose più veloci. Quindi direi adesso per aprire l'armadietto. Speriamo che troviamo qualcosa di utile qui dentro, tipo medicine. Per lui che soprattutto è malato. No, non abbiamo trovato niente. Andiamo sopra, forse siamo più fortunati sopra. Vai, Boris. C'è un po' di raffreddore, vai. Ah, siamo al giorno 2 e stiamo cercando di resistere più a lungo possibile. O almeno spero. Con la pala è molto facile, mi sembra anche ovvio. Allora, ci sono rimaste queste due. Anche questa è accessibile. Qual è quella con. Forse il lucchetto, credo. Ok. Dove sono le mie sigarette? Già pensi a fumare, porco giù. Siamo solo inizio gioco. Allora, visto che. Ma sempre per forza, secondo me è impossibile. Questi sono quelli di ferro, di solito ci vuole. Vabbè, nel mentre almeno togliamo questi cosi qui. Dopo, appena si risveglia la tizia, iniziamo anche con lei. Mentre lui mangia, sta un bel po' dormendo. Vabbè, direi. Allora, quanto va? Inizia ad aprire questi cosi. Mangerei volentieri con calma nella vita. Prima si lavora. Vai.
Ok, come previsto. Allora andiamo a mangiare. Ok, lui mentre va a mangiare, lei si dovrebbe essere svegliata. Ok, inizia a lavorare tu. Dai, possiamo fare tante cose, insomma. E con calma. Allora, guardiamo cosa possiamo costruire adesso. Dobbiamo costruire altro, soprattutto la stufa che qui stiamo gelando, insomma. Solo la radio. Ah, la radio. Ci serve anche qui, soprattutto. Allora, dobbiamo fare la stufa assolutamente. E questo. Ci servono un sacco di parti, dobbiamo assolutamente prenderle, sta iniziando a fare tanto freddo. Allora Boris, allora nel mentre non mi sento i brividi, non mi sento molto bene, ho i brividi, va bene, lo capisco. Possiamo farne due, sì, ok. Così iniziamo ad aprire queste valigie, possiamo trovare i medicinali che servono assolutamente. Allora, tu hai fame, lo so, ma devi aspettare un po'. Inizia prima ad aprire questo. Allora, ok, apri l'armadietto. Le bende possono servire un pochino. Allora, Boris, tu vai ad aprire questa, tu vai a mangiare. Lo so che dobbiamo pensare a qualcosa di riscaldamento, più che altro è che non abbiamo materiali. Dobbiamo costruire le prime due cose fondamentali, ma aspettavo che facesse già così freddo. La stufa è importante, molto importante. Ok, abbiamo mangiato, quindi lei sta bene. Andiamo a produrre delle cose che ci servono. Dai, Boris credente, tu sei fortunato come personaggio. Ok, direi di fare questi. Tu 5, così li possiamo usare sia per cucinare che per la stufa. Invece questo. Olè, abbiamo trovato i medicinali. Direi di assolutamente prenderli. Dai, Boris credente. Tra poco inizia un'altra notte, ragazzi. L'ultima notte che faremo oggi. L'ho detto, i primi giorni saranno molto lenti, quindi i primi 2 giorni sono passati abbastanza. Può sembrare molto noioso come cosa, però troppo. Ogni inizio del gioco è sempre fatto così. Ok. Ok, ha preso le medicine, però deve comunque partire lui. Capisco che dorme lei. E lui rovista un mucchio di materiali, una limite quantità di medicine che ora non serviranno, però ci servono i materiali assolutamente. Quindi facciamo rovista. E vabbè, non mi importa niente. Ok, siamo arrivati. Come abbiamo visto prima, non dovrebbe esserci nessuno in questa zona, almeno fino al piano di sotto, piano di sopra non lo so. Posso dirvi una cazzata. Allora, prendiamo il pupazzo che può servire per gli scambi, visto che penso che non abbiamo bambini. Credo che non avremo mai bambini, però vabbè. Allora, questi materiali servono assolutamente adesso. Che mancano anche quelli. Però almeno Boris può portare un sacco di cose. Per questo mi piace tanto questo personaggio. Guardate quanta roba può portare, insomma. Le medicine ora non servono perché Boris le ha prese, quindi dovrebbe. Roba molto interessante. Però siamo sempre a corto di parti e mi servono. Dobbiamo costruire. Sì, fammi vedere nello zaino. Credo che per momento dovremmo abbandonare qualcosa. Direi tipo di abbandonare questo e questo e questo. Portarci tutta sta roba. Che serve assolutamente. Vediamo se altro possiamo portare. No, niente, ok. Quante parti possiamo raccogliere? Altre due dovrebbe essere. Che cos'è questo? Una foto di famiglia dei genitori con le loro due figlie. Meno male che le ragazze non assomigliano al padre. Sembra un orso. Questa cosa è preoccupante. Ed è brutta come cosa da dire. Allora io direi di lasciare questo e portarci l'acqua questa volta. Che può servire. E direi di andare a vedere se troviamo altre parti che assolutamente servono. Tantissime parti. Ecco appunto. Allora, cosa possiamo lasciare? Tipo, lasciamo per il momento questo. Però mi porto questo. Poi, tanto comunque sappiamo che questa casa è abbastanza sicura. Quindi possiamo fare le cose con calma. Dai, Boris, vai via. Boris è tornato.
caricamento. Ragazzi, inizio a fare salute adesso. Ci fermiamo qui perché ogni volta il salvataggio viene quando finisce la notte. Quindi, ora che inizia, dopo dovrei comunque rifare tutto da capo. Per adesso, comunque, stiamo andando bene. Sta diventando più freddo. Ovviamente, fa molto freddo e sta nevicando. Ovviamente, il freddo è un grande problema. Quindi, dobbiamo assolutamente costruire una stufa. Emilia. Cioè, ragazzi, in teoria già abbiamo perso un personaggio morta di freddo. Quindi siamo proprio messi male. Va bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Quindi, meno male che avevo detto sta andando tutto bene. Vabbè, per adesso continueremo la storia solo con Boris. Lui non è morto di freddo, fortunatamente. Mo' a breve costruiamo anche una stufa. E lei purtroppo è morta di freddo, quindi mi spiace, ragazzi. Abbiamo perso già il primo membro della squadra. Questo è un problema perché comunque il nostro personaggio ora è triste per la morte, per la perdita. Infatti è disperato. Ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciao!